Volevo praticamente fare con te una sorta di recitazione loro, non so se ti può piacere, però volevo fare tipo le parti e volevo Mi tipo, piace, possiamo volevo anche fare un creare musical. una o musical o tipo Sì. teatro, volevo fare praticamente questo show dove tipo recitiamo tipo delle chat, perché sono delle storie carine, io non ho scelto il top, però volevo vedere se ti poteva piacere questa cosa, sono 18 screenshot, vedo se Menemele sta bene, Menemele non sta bene. Magari non c'è, non c'è, dovrebbe Allora, essere. faccio un'ultima cosa, ragazzi, e poi andiamo a fare la vedrete per la prima volta Bufu e Puno che interpretano il teatro. Allora, ti spiego, voglio praticamente costruire una storia con te, interpretare una storia con te. Allora, possiamo leggere l'antefatto, così tipo facciamo questa piccola cosa, leggiamo l'antefatto, te lo leggo io. Allora, la madre falsa. Il mio nome è Luigi e penso sia capitato almeno una volta nella vita di leggere qui su Spunte Blu una discussione tra due fidanzati che discutevano della madre di lui o lei, della suocera in generale. È come se fosse una legge dell'universo che ci si deve trovare male con la propria suocera, ma tant'è che io ho avuto un'esperienza simile. In realtà si tratterebbe di mia madre e della mia ragazza o ex ragazza, ancora non l'ho capito. Il fatto è che mia madre ha 52 anni ed è molto sola e infatti ammetto che lei si è legata a me forse più del dovuto, ma io comunque ci tengo a non farla sentire sola e aiutarla quanto più mi riesce possibile. Per quanto riguarda la mia ragazza, invece, lei si chiama Sara e ha avuto screzi con mia madre sin da subito. Sara è una ragazza dolcissima, siamo uguali da questo punto di vista e ci piace parlare in un modo tutto nostro e si vedrà. Ma lei ha questa fissazione che mi crede un mammone, sarà una fissazione, lo scopriremo in diretta. Solo perché voglio bene a mia mamma e ha dato il via a un'accesa discussione. Chi sei Allora, tu? io ti proporrei, io faccio la ragazza, Quindi chi è? io faccio la Bianca? Bianca Ok, e io tu faccio il fai verde. Luigi. Quindi Sì, perché mi praticamente piace essere il verde. adesso andremo a È il mio colore vedere preferito, sappiatelo. alla fine di questa puntata se rimanete online riuscirete ad avere il giudizio sulla Torre sul fatto che Luigi sia un mammone o no. Una cosa, ci abbiamo lavorato molto, però vediamo, cerchiamo di capire lo stato di Luigi. Un Vai. argomento serio. Amore mio. Come va? Ancora? Così. Ma mica ce l'hai ancora con mia madre. Sì. Sono arrabbiatissima. Dai, non lo fa per male. Dai, non fare così. Sei stato a te stasera? Scendo fra un po' e passo. Dai. Diciamo. Oh, ottimo, ti voglio col sorriso. Comunque, non voglio svegliare il can che dorme, però. Sì, ok, lo so, però il fatto è che tu per lei sei un pot. Un pericolo per l'affetto di suo figlio? Più o meno, ma non un pericolo, è gelosa. Che come hai un atteggiamento che con lei non ho. No, aspetta, con me, che con me hai un atteggiamento e con lei no. Mi chiama la cicciona. Ma Ma con affetto! non c'è affetto in cicciona? Sì, dai, sei la mia cicciona! Vedi che qui c'è affetto? Lo bla 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 bla. Grazie, tu, ma lei non ha affetto per me. Continuo a non essere d'accordo. Cioè, Hegel avrebbe detto, tranquillo, no, scusami. Vai, vai. Lei ci prova ad essere accondiscendente. Dovete soltanto trovare un punto d'incontro. La verità è che io non la sopporto. Quando ti deve fare ricatti morali, quando ti tiene con lei. Intanto non mi fa nessun ricatto. Continuo a leggere questa cosa, soprattutto successiva. È Clicca. Puntata successiva. 2. Dai, Sì, serio. serio. Delivero presente. Luigino, lei ti dice: oh, dove sei? Ho le cuoranate, sto morendo, torna. E poi non ha nulla. L'ultima volta che ero con te mi ha guardata Comunque io malissimo. spero che questa ragazza non parli come stia parlando tu. Una cosa. Scusami. Ma è perché sta Discriminazione davvero contro gli male? imitatori, oggi proprio Adesso tutte le. provavo tutto esatto. Ma è perché sta davvero male? Si spaventa e quando arrivo sta già meglio. Ok, quindi non andarci se sta meglio sempre, E se no? una volta giusto sta male? Con che cuore posso lasciarla sbattere? Dice sbattere. Sì, ok, amore mio, però è davvero un atteggiamento seccante, oltre al fatto che mi fai dispetti. Non ti fai dispetti davvero? Sì, invece, che non mi credi? Uffa! Mi metti il sale nell'acqua!
L'ho fatto per sbaglio. Comunque è super da boomer questa conversazione, posso dirlo. È molto Comunque giornalissimo. lui ha mandato di sua volontà le cose, quindi non stiamo Ma sono infrangendo. vere. Io ho sempre l'idea che. Secondo me, Io sono sempre l'idea che sono fake queste allora, cose. All'inizio lo erano. spunte blu potrebbe essere alcune fake, alcune no, però comunque ragazzi, quando non avete un cazzo da fare, fa ridere, io me lo seguo la sera. Allora, uffa, fai. Uffa! Mi mette il sale nell'acqua! L'ha fatto per sbaglio. 6 volte! Si confonde. Non ha mica la demenza senile, ha 52 anni! Sì, ma sai, da quando mio papà non c'è più, lei è un po' sclerata. Beh, Da come lo dici, pare morto! per lei è un po' come se lo fosse. Lui è simpatico, ad esempio. Se sapesse che ha ancora contatti con Sì, lui! impazzirebbe. Vedi, lui è stato furbo a risposarsi! Chissà che casino da stare con lei! No, i problemi erano altri. Solo dopo il divorzio è stato il dramma per lei. Guarda, io lo capisco! Ma devi anche capire che io spesso e volentieri mi trovo male con lei. Vorrei che ci fosse meno il cliché della suocera, eccetera. Però, ma tua madre è molto gelosa. Vuole sbodarmi. Vuole Svuotarmi. svuotarmi. Vuole svuotarmi. E dopo il divorzio si è incollata a te in modo No, lei è malsano. sempre stata un po' attaccata. Appunto, cioè, se già da piccolo ti ha impedito di imparare a usare la bici a nuotare per paura che morissi, ora è peggio. Guarda, ti capisco, ripeto, ma non puoi dirmi di lasciare sbattere mia madre e stare solo con te. Lasciare Sì, perché sbattere sbattere. intendo che se ne sbatta il cazzo, cioè tipo sti cazzi. Non dico questo, però penso a lei. Però penso lei faccia un po' la vittima e che tu ci caschi sempre. Ma è lunghissima, siamo a metà. No, non sempre. Dai, mio, sempre, ogni volta. Se stasera vieni, vedrai che ti dirà qualcosa. No, se. Ti ho detto vengo. E gliel'hai detto questo? Glielo dico quando scendo. E c'hai paura? Ma che? Sai benissimo che ha ragione, ma dici di no. Io vorrei solo che lei, che non le dessi sempre retta e di avere più considerazione. Tantissima, o non farei di tutto per te. Lo so, però quando si tratta di lei, viene comunque prima. Beh, dai, la mamma è sempre la mamma. È Sei vero. proprio mammone, il mio mammoncello. Tuo, tuo. Sì, dai, passi. Sì, ok, mi sistemo scendo. A dopo, amore mio. Ehi, ma dove sei finito? Io che devo fare? Ceno? Scommetto che Scommetti, non permetti di chiamare mia madre così, come ti permetti? stai andando a casa di quella vecchia scrofa. Sì, scusa, mio, hai ragione. Non dovevo. Non dovevi, esatto, non dovevi. Ma che cavolo, No, infatti non dovevi, come anche altre cose. Lascia perdere, va. no? In che senso? No, voglio che mi dici cosa intendevi. Mia madre mi ha creato. No. Mia madre mi ha cercato. Lo Non sapevo. cominciare, non è colpa su colpa sua. Non lo è mai, quindi. Hai messo qualcosa su Facebook per caso? Un post. Uno Boh, metto tante cose, scusa, a quale ti riferisci? sulle persone false. Ma la madre falsa. Ah, sì, quindi. Quindi ha creato un po' di casini. Mia madre dice di no. E tua madre può dire quello che vuole. Cioè, cosa c'era scritto? Puoi dirmelo se era un post come tanti? Ma c'era scritto tipo che le persone false si riconoscono subito e fanno di tutto per mostrarsi in un modo e poi sparlarti alle spalle, non sono degne di nulla. Una roba così. Cosa pensi che potesse pensare mia madre quando l'ha letto? E cosa deve pensare? A meno che tu non vai a dirle che non lo sopporto, non dovrebbe saperlo. Non è stupida, capisce che è una situazione tesa oltre al fatto che lei dice che sei insopportabile. Vero, è reciproca la cosa. Boh, Sì, ma tu l'hai scritto altro che ce l'hai fatta impazzire. non ricordo Hai scritto e l'ho letto, che tu conosci una vecchia scrofa che calza con questa descrizione. essere chiunque. Dai! Se hai sentito, vuol dire che è una cosa di paglia. Tu potevi dare, eh? Si è messa a gridare che sei una strutt e fai schifo e non potrei. Non mi. E mi porti a malastrada. Ah, bene, mi ha dato della strada. E tu che hai detto? Nulla, che devo dire? Ecco, vedi, sta cosa mi fa incazzare. Proteggi sempre tua madre e mai proteggi me. Lei è poverina. Io la. Forse perché lo sei. Hai sempre qualcosa da ridire, non provi nemmeno a metterci il buono. Luigi, non ti permettere, perché io ai primi tempi le facevo passare tutte. Tutte!
tutte e ci ho provato. Poi mi ha trattata come un rifiuto e mi dici che ho solo da ridire? Cosa vuoi da me? Che le do un calcio in culo e addio? È mia madre! Voglio che tratti me come tratti lei, che mi appoggi una volta tanto, mi sminuisci. Lei invece nemmeno le dici nulla, se mocchi a Non Certo, so che dirti, sei esagerata! come al solito. Guarda, forse è meglio che resto con lei stasera. Di nuovo, come sempre, al solito, resta con bambina, guarda, per sempre. Cioè? Mi vuoi lasciare perché voglio bene a mia madre? No, ma perché ho capito che sarò sempre l'ultima ruota del carro e non passerò la vita da seconda. Scendi dal piedistallo, non esisti solo tu. Vabbè, Oh, lo so bene, ma per te esiste solo tua madre. scusa, mi sta chiamando. Certo, vabbè, lei chiama e tu accorri. Ti saluto, cagnolino! C'è un'altra scena? Dice No. successiva. Ah no. Questo è il contenuto più alto che abbiamo portato in Torre di Va Bene da quando abbiamo Ma è iniziato questa terribile, mi sembra da trasmissione. Gio Buongiornissima questa conversazione. Siamo scesi a tre. Abbiamo letto questa cosa, è stato un disastro. Lo L'unica sapevo, cosa che posso ragazzi. fare ora. Ragazzi. Questa cosa, tra l'altro, quando noi diciamo che è importante D&D e che ruoliamo bene, noi ruoliamo così, ma anche, cioè, oggi abbiamo dato il massimo. Amica, ce l'hai ancora con mia madre? Sono allibitissima. Dai, non lo fa, non lo fa per stasera sto da te. scendo fra un po' e passo. Oh, ok. Oh, ti voglio col sorriso. Sì. Parlare ancora di tua mamma. Sì, ok, lo so, però il fatto è che per te sei uno sfogo. Un pericolo? l'affetto di suo figlio, non lo so, perché è lunghissima, però dai, è Ok, interessante una piccola ragazzi, cosa siamo improvvisata. riusciti a portare il secondo contenuto migliore di Torre di Va Bene. Dopo questa cosa era meglio attenerci a Dai, però vedi, tutt'altro. durante la No, puntata, vabbè, vabbè. approfittando del fatto che c'è la chitarra, secondo me è più interessante perché così, guarda, si è alzato a 6. Oh mio Dio, Noi con la ragazzi, oh chitarra mio facciamo i Dio, oh mio pezzi. Dio.